Vediamo se per le interviste per strada possiamo ascoltare una sua opinione. Signora, allora, la democrazia in Italia c'è o è un regime partitocratico? Dove contano più i partiti che non la sovranità popolare? Le posso dire di politica, non tanto me ne intendo, quindi... C'è democrazia in Italia? Parla con mio marito che gli risponde lei. C'è democrazia in Italia? Non desidero parlare, no. La ringrazio. Grazie. C'è democrazia in Italia secondo lei? Grazie. Vediamo se ascoltiamo una sua opinione. Il 25 aprile dei radicali, una lotta antipartitocratica. Una sua opinione, un commento alla manifestazione dei radicali? In English? Grazie. Sentiamo una sua opinione per le interviste per strada. In Italia c'è democrazia o no? Credo di sì. Quindi questa idea dei radicali che occorre liberarsi della partitocrazia? Detta da un partito politico, è detto tutto. Anche se i radicali, diciamo, già si presentano io credo come che lista. L'Italia sia uno dei paesi in cui la democrazia sta uccidendo la democrazia. La democrazia sta uccidendo se stessa, la democrazia. In che senso? Nel senso che troppa democrazia sta rovinando la democrazia, la libertà. In che senso la democrazia è troppa, secondo lei? È troppa. Qui ci permettono di fare di tutto, troppo. A tutti è permesso di fare di tutto. Beh, questo vuol dire che non c'è stato di diritto, non c'è rispetto delle leggi. Non c'è rispetto delle leggi, bravo. Ma questo lo dice appunto anche Pannella, il regime non rispetta neanche la sua propria legalità. È vero, però nessuno fa niente. Che cosa si dovrebbe fare secondo lei? Non lo so, tantissime cose. Pannella fa tante di cose con l'abbonino, magari i digiuni, gli scioperi della sete. A qualcosa è servito, deve continuare così. Ciao. Grazie, buongiorno. Ciao. Quello era mio padre. Ciao. E ricordate, forza la Juve, altro che Roma. Grazie e ciao. Buongiorno per le interviste per strada, signora, un commento alla manifestazione di Pannella? Forse la volta vuole.